Roberto Piazza, sesta settimana di preparazione per l'Allianz Power Volley Milano, l'inizio della nuova stagione è ormai alle porte. Com'è stato? Come sono state queste sei settimane, anche un po' particolari, visto che comunque diciamo la tipologia degli allenamenti doveva essere un po' differente, però sicuramente da una parte l'entusiasmo del ricominciare, dall'altra parte però anche l'adattamento a situazioni nuove. Allora, diciamo che abbiamo iniziato non come al solito. Quindi senza utilizzare i giochi di squadra, ovviamente. Abbiamo toccato il pallone comunque da subito, ovviamente a coppie e a terne. Fortunatamente ci siamo trovati a Cuneo a fare questo ritiro che a noi è servito tantissimo, quindi i ringraziamenti alla società di Cuneo che ci ha ospitati. E adesso bisogna andare avanti, quindi siamo, come hai detto tu, giustamente in sesta settimana. Nella realtà, secondo me, se avessimo iniziato come al solito saremmo allo stesso punto di una quarta settimana, però ci vuole un pochino di più per non rischiare nulla per quanto concerne infortuni e quant'altro. Ebbene, l'entusiasmo è alle stelle, c'è voglia di ripartire, c'è voglia di ricominciare, c'è voglia di giocare. E mi auguro che dalla settimana prossima si riesca a fare qualcosina di più. Hanno deliberato che si può fare il 6 contro 6 in allenamento, per cui cominceremo a lavorare in maniera un po' più dettagliata proprio con i ragazzi per cercare di sviluppare il gioco della pallavolo, che è quello che in questo momento sta mancando. Una squadra che poi ritroverà tra un po' di giorni, ovviamente, Marri e Chicago, che sono arrivati nei giorni scorsi, dovranno ovviamente rispettare i 14 giorni di isolamento fiduciario. Sarà importante il loro inserimento, no, in squadra. Ma noi li stiamo aspettando. Ho visto tutti e due i ragazzi via webcam, li vedo bene, sereni, con una bella carica per poter iniziare questa stagione. Tutti molto positivi, e ci mancherebbe altro. Per uno è un rientro qua a Milano per Mar, mentre invece per Yuki è una novità assoluta a Milano, e se Milano è una novità assoluta per lui, anche lui è una novità assoluta per Milano, per cui c'è questa situazione che l'andremo a conoscere quando lui entrerà in campo, e essendo arrivato con 3 giorni di ritardo rispetto a Steven avrà questi 3 giorni da pagare, ma comunque confido che nel mese che ci separa dall'inizio della stagione, confido di averli al 100%. Accanto alla parola entusiasmo mi viene in mente, Roberto, la parola motivazione, che è quella che metteremo in campo magari fin da subito in questi primi appuntamenti della stagione, che sono questa Coppa Italia in un formato rinnovato. Ecco, come ci potrà arrivare Milano e probabilmente come ci arrivano anche le altre squadre? Preferisco parlare di Milano perché alleno la squadra di Milano, quindi la motivazione che noi abbiamo è altissima sempre, la nostra attenzione massima, il nostro focus è principalmente sul campionato, nel senso che il campionato comincia il 27 e noi lì dovremmo farci trovare veramente pronti. La Coppa Italia è un inizio che è un tempo zero, dove noi arriveremo un pelino in ritardo con alcuni giocatori, Mar e Chicago particolarmente, perché sono i due che dovranno scontare appunto la quarantena e che arriveranno dopo, ma tutti gli altri saranno preparatissimi, per cui credo che la motivazione è altissima, anche perché dobbiamo disputare delle partite con delle squadre toste, vedi Verona la prima subito, poi andare giù a Vibo e dopo ospitare di nuovo Monza, quindi sarà un periodo bello intenso. Ti chiedo uno sforzo di immaginazione. Se immaginiamo di essere tra un anno qui a raccontarci il campionato che è stato, con la preparazione che è stata, con le difficoltà che sono state. Ecco, che visione hai rispetto a come potrà essere diversa la pallavolo dopo aver vissuto questo anno? Forse ci sarà un po' più di consapevolezza da parte di noi addetti ai lavori, ma anche da parte dei giocatori stessi. Forse alcuni dei giocatori capiranno che hanno scelto di giocare proprio, che lo vogliono fare al 100%, e quindi la motivazione che noi dobbiamo portare loro sarà una motivazione diversa, sarà un modo di coinvolgerli all'interno della squadra in modo diverso, proprio in maniera diversa. Questa credo che sia la grande differenza che potrei riscontrare alla fine dell'anno, però ci riguardiamo.
Ti chiedo l'ultima battuta sui tifosi. In una settimana, 10 giorni, nella prima settimana appunto di lancio della campagna abbonamenti, 346 rinnovi, insomma un attestato di fede, di stima, di affetto per Power Volley, per l'Allianz Power Volley Milano, nella speranza ovviamente di poterne accogliere quanti più ne possiamo all'Allianz Cloud, insomma una campagna abbonamenti che va bene. Allora, i tifosi l'anno scorso sono stati una piacevole sorpresa, soprattutto in alcune gare. E qualcuno di loro li ho incontrati mentre venivo al palazzetto in questi giorni, e tutti quanti con l'entusiasmo alle stelle, pronti per tornare a tifare, anche se da lontano, la squadra di Milano. L'anno scorso era un anno zero, ci dicevamo con il presidente, con tutti quanti. È stato un anno complicato perché si è interrotto prima di una possibile finale di una Coppa Europea, interrotto prima di un possibile playoff, sicuro playoff, poi quanto sarebbe durato non è possibile immaginarlo, però si è interrotto per tutti allo stesso modo, non è che qualcuno è stato privilegiato. La cosa bella è riscoprire che i tifosi che abbiamo lasciato non ci hanno dimenticati, quindi vuol dire che qualche seme l'abbiamo lanciato.